Buongiorno a tutti, konnichiwa. Ciao, conoscete konnichiwa? Cosa vuol dire in lingua giapponese? Konnichiwa vuol dire ciao oppure buongiorno. Buongiorno a tutti, mi chiamo Akiko Izawa, sono di Associazione Culturale Italo-Giapponese Michishirube di Como. Noi siamo stati fondati 15 anni fa a Como per con scopo di scambiare anche cultura tra Giappone e Italia. Noi organizziamo anche corso di lingua giapponese, anche corso di cucina giapponese, calligrafia, anche origami. Noi facciamo tutte le cose relative alla cultura giapponese. E poi abbiamo anche lavorato anche questo kimono, che non so se avete mai sentito kimono, yukata e abito tradizionale giapponese. Che non so se voi sapete che Como è stata giumerata con un'altra città giapponese che si chiama Niigata Tokamachi da 1975. Quindi praticamente l'anno prossimo noi festeggeremo anche il 50° anniversario di giumeraggio. E poi abbiamo proposto, per questo che abbiamo proposto città di Tokamachi, anche comune di Como, anche scuola setificio di Como, per disegnare motivi di yukata. Quindi praticamente oggi noi presenteremo tanti yukata che è stato disegnato da ragazzi di setificio. E poi file abbiamo mandato a Tokamachi, e poi a Tokamachi in Giappone è stato stampato e poi confezionato. E poi sono ritornati a Como. Adesso cioè noi presentiamo questo, cioè come simbolo di amicizia tra Como e Tokamachi. Allora, primo yukata, cioè vediamo questo. Yukata è praticamente forma di T, cioè alfabeto T, che noi abbiamo banco qui, che dietro abbiamo mostrato e esibito anche il nostro kimono, che forma è T, cioè ma sì, come tipo questo. E poi molto diritto, non ci sono cerniera, neanche bottone, non c'è niente, anche tasca. Quindi questo, per indossare questo, cioè tanti anni fa, cioè mia nonna indossava tutti i giorni. Invece, cioè nostra generazione già un po' fatica anche indossare questo yukata kimono, perché siccome non c'è bottone, non c'è cerniera, quindi noi chiudiamo questo yukata solo con filo, cioè anche questa cintura. Quindi oggi con nostra maestra, che vi presento, anche signora Mamiko Ikeda, proprietario di studio Wajak di Milano, che lei fa anche noleggio di kimono yukata, anche questa vestizione, che abbiamo invitato per questo Como Fan. Allora, questo yukata è disegnato da una ragazza di setificio, e poi questo, ovviamente questo era ciliegio. Ciliegio è simbolo di primavera giapponese, che noi amiamo molto per guardare questa fioritura di ciliegio. Questa stagione marzo, aprile, in Giappone sono pieno di questa bellissima fioritura. Quindi tanti italiani, anche voi, cioè ho visto che quest'anno proprio tantissime persone sono andate in Giappone. Cioè a Tokyo, per esempio, il parco di Ueno è molto famoso per questo hanami, cioè ammirare fioritura di ciliegio. Allora, progetto di yukata abbiamo già fatto due volte con setificio, e poi per anche presentare cultura giapponese e per anche avvicinare senso di giumeraggio. E poi abbiamo dato anche ai ragazzi due temi. Un tema era immigrazione, un altro tema è inquinamento, anche pensare di ambiente. Quindi la ragazza che ha disegnato questa fioritura di ciliegio ha pensato che i giapponesi amano anche questo ciliegio. Ciliegio sono molto belli, ma anche loro stanno soffrendo da questo cambiamento climatico. Alcuni stanno soffrendo da quello di inquinamento. Quindi sta dicendo che noi dobbiamo anche fare attenzione per mantenere nostra bellissima questa fioritura di ciliegio. Ecco questa. Ecco, grazie. E poi adesso chiamiamo anche Emanuela, che presentiamo un'altra yukata, che questo è molto tradizionale. Invece quello di Emanuela è molto diverso, cioè questo yukata è tema è piuttosto
cioè questa era immigrazione, cioè questa luce, cioè questa era come notte buio, e poi questo sono tutti questi colori, è come illuminazione di grande città. Perché tanti immigranti, cioè tanti stranieri, quando vanno in altro paese grande, cioè forse notano ancora di illuminazione di grande città. Tokyo, non so se siete mai stati in Tokyo, ma Tokyo, io sono di Tokyo, ma Tokyo è, ci sono tanti grattacieli, sono tanti molto alti, di solito 53 piano, anche 60 piani. E poi la notte molto bene perché sono illuminati. Quindi ragazzo che ha disegnato questo aveva pensato che magari i migranti che vengono da paesi meno sviluppati rispetto al Giappone, quando arrivano guardano questa illuminazione, cioè fanno, cioè, un po' per stupire, cioè questa bellezza. E poi questo è molto, cioè i giapponesi mi hanno detto che questo tipo di disegno loro non potevano pensare, immaginare questo tipo di disegno. Cioè il ragazzo italiano ha fatto una cosa molto molto diversa da quello di nostro yukata, ma comunque molto bello. Bene, grazie mille, grazie. E poi io presento mio yukata, cioè mio yukata è stata disegnata da un ragazzo ancora di Setificio, e questo è carpa. Voi sapete il pesce carpa? E in Giappone, in Cina, era simbolo di coraggio, perché pesce e carpa possono nuotare controcorrente. Quindi noi genitori, quando bambini, i nostri figli hanno problemi, noi diciamo dai forza, gambatte come pesce di carpa, non dovete scappare da problemi, andate avanti come pesce di carpa. Pesce di carpa vanno anche controcorrente per arrivare a fonti di acqua. Quindi noi diciamo questo, cioè pensiamo che pesce di carpa è simbolo di coraggio. Quindi vedete anche molto spesso come motivi di yukata oppure kimono. E poi un'altra. Facciamo questo. Allora adesso iniziamo anche vestizioni di yukata. Quindi chiamiamo, prego. Cioè vedete che yukata è così, che è molto lunga, cioè più lunga della sua... Vedete che è molto lunga, ma diventerà, cioè con tutto come un tipo di magia di questo filo, maestra Mamiko, regolare anche lunghezza. Cioè praticamente come misura unica, anche chi è alta, chi è un po' bassa, chi è un po' grande, chi è magra, ma comunque noi abbiamo solo questa misura unica. Quindi lei adesso c'è regola con questo filo. Oggi c'è un po' di vento, quindi un po' più difficile indossare fuori. Perché siccome non c'è bottone, non c'è cerniera, quindi adesso sta usando questo filo per proprio chiudere yukata. E poi yukata, parte destra deve essere sotto, parte sinistra deve venire davanti, non deve essere contrario. Sapete perché? Perché se mettete contrario, quello per vestito per persone che già sono morti, quindi molto brutto, cioè molto brutta. Quindi deve essere anche maschio, anche femmina, dovete mettere parte sinistra davanti, cioè fronte, di sotto parte destra. Quindi con questo modo possiamo anche regolare anche la lunghezza. E poi questa era yukata. Yukata è di solito in cottone, quindi estivo, molto casuale. Invece kimono, sono tanti kimono fatti in seta. È più elegante, più ufficiale. Quindi noi indossiamo occasione importante. Invece questo possiamo anche lavare in lavatrice. Quindi noi indossiamo quasi più spesso. Mia nonna indossava tutti i giorni anche kimono, perché lei sapeva come indossare. Ma per noi adesso è difficile indossare tutti i giorni, perché se devo indossare da sola, prima di tutto devo guardare specchio, e poi ci vuole quasi mezz'ora per yukata. Se kimono addirittura ci vuole anche una ora per indossare kimono. Kimono più complicato, perché ci sono anche tante attrezzi che dobbiamo usare.
Invece yukata più semplice, ma semplice, ma non è che possiamo indossare tutti i giorni perché non siamo più abituati. E poi avete visto, cioè obi è lungo, più o meno lunghezza è 4 metri, ma questo 4 metri praticamente dobbiamo avvolgere sul corpo per chiudere questo yukata. E poi deve tenere. E poi anche vedete dietro, cioè si può fare, possiamo fare vedere il nostro dietro, cioè ogni arracciatura sono diverso. Cioè Emanuela brava, ha imparato come indossare, quindi ha fatto da solo. Invece io e poi Daniela abbiamo chiesto maestra di cioè, fare questo verissimo arracciatura, perché da sola cioè, facciamo fatica a fare da dietro. E poi praticamente se è una cosa semplice, allora facciamo davanti e poi dopo giriamo indietro. Ma se è così complicato, cioè da sola è un po' difficile, quindi per esempio festa di maggiorenne, noi andiamo, cioè i nostri figli sono andati a indossare kimono, ma loro sono andati parrucchieri, perché a casa ormai è un po' difficile. Alcune persone sanno come indossare, ma tanti ragazzi non sanno più cioè, indossare da solo. Cioè usano anche altri fili. Allora, questo yukata, ci sono questo cerchio. Questo cerchio, cioè ragazza, ispirato da questo era immigrazione. Cioè, immigrazione, cioè anch'io sono uno di immigrazione, cioè sono venuta in Italia 20 anni fa per un matrimonio. E poi tanti stranieri, quando vengono qui, cioè noi cerchiamo di integrare alla società italiana. Quindi una parte noi dobbiamo tenere, cioè noi dobbiamo integrare, ma non dobbiamo dimenticare anche nostra propria identità. Quindi questo segno, questo cerchio, interno alcune parti sono i colori scuri. Questi colori scuri rappresenta come la propria identità. Invece quello di sfumato, cioè parte sfumatura, era stando cioè volontà di integrare la nuova società. E poi ragazza mi ha spiegato, cioè ha detto che non solo questa immigrazione di stranieri, ma anche tanti, cioè per esempio anche italiani, siete nati in Italia, stessa cultura, stessa lingua, ma alcune persone hanno, cioè alcune parti voi siete uguali, ma alcune parti siete diverso. Quindi questa sfumatura ha detto che rappresenta anche alcune parte scura, era proprio cultura di se stessa. Quello di sfumatura era proprio parte che possiamo avere armonia per vivere insieme con persone che hanno diverso pensiero. Cioè lei è molto veloce per indossare, fare indossare. Yukata, parola yukata vuol dire indumento dopo un bagno. Invece kimono vuol dire cosa da indossare. Quindi storicamente questo yukata abbiamo indossato dopo bagno. Cioè dopo bagno, ma non facevamo, cioè i nostri antenati cioè, non facevano questo tipo di arracciatura perché tanti giapponesi, cioè mia nonna dormiva anche con questo indumento. Quindi facevano arracciatura più semplice. Ecco dekimashita, cioè è fatto. E poi questo, cioè ci voleva più o meno 10 minuti. Così. Ecco, grazie. Ok. Allora adesso vi faccio vedere anche uomini indossano yukata. Cioè yukata, kimono, si può indossare anche da maschi, anche da femmina. Ecco. Cioè lui è giapponese, è venuto qui in Italia per studiare, cioè studiare per un anno. Okay.
E poi lui è, per come giapponese, un po' alto, cioè più alto da media. Quindi nostra yukata un po' corte per lui, ma comunque sta bene anche, cioè di solito questo è estivo, quindi anche sta bene, anche un po' corte, e poi di solito piedi nuda. Cioè oggi facevamo, cioè fa freddo, quindi io ho indossato calze come infradito, ma di solito mi indossiamo con piedi nuda. E vedete che uomo, cioè prima faceva qui per regolare altezza, lunghezza. Quello di donna, vedete che noi abbiamo tutta questa parte per regolare lunghezza. Invece quello di uomo non c'è, quindi più semplice. Non fanno questo tipo di piegatura per regolare lunghezza. Cioè quello di questo era obi, si chiama obi, fascia per chiudere yukata sia kimono. Sono più un po', cioè nostra più larga. Quello di uomo sono più stretta. Cioè maestra ha detto che di solito quello di uomini è meglio anche un po' più, cioè lui è molto magro, cioè lui è alto, magro, ma in realtà è meglio per qualcuno che ha un po' di pancia, ha detto. Sì. E poi noi facciamo più alto, quello di uomo un po' più basso. E poi siccome questo vestito, cioè si chiama yukata, è estivo, quindi di solito accompagnata con questo ventaglio. Cioè questo ventaglio abbiamo scritto con calligrafia, cioè due parole. E poi questa era borsetta per proprio accompagnato per quando noi indossiamo yukata. Se avete domanda, cioè possiamo, cerchiamo di rispondere. Cioè non ci saranno tante occasioni per guardare, vedere come indossare kimono e yukata. Ah, so, ne. Cioè quello di Mamiko sensei, maestra Mamiko, ha indossato una yukata un po' particolare. Vedete quello? Cioè astronautica. Perché questa ragazza, cioè ragazza che ha indossato, disegnato questa yukata, cioè ha visto articolo che giapponese, che sta una signora giapponese, miliardario, che Maezawa Yusaku, che stava andando nello spazio. Perché lui non è, cioè, tecnicamente non era aeronautica, ma il suo sogno era andare in spazio. Quindi lui è così andato in spazio con suo amico. E poi adesso, tra due anni, lui vorrà andare, il suo prossimo progetto è andare a Luna. E poi ha fatto come bando per andare a Luna con 8 artisti. Quindi lui ha fatto questo bando a tutti, cioè tutto il paese. E poi lui vorrà andare a Luna con 8 altri artisti. Cioè lui vorrà fare, organizzare un teatro a Luna. Allora da là lei ha ispirato questi motivi di astronautica, molto particolare. E poi abbiamo finito anche quello di kimo yukata di uomo, che è molto più semplice, ma anche questo proprio più fresco, perché estate giapponese è molto caldo e umido, quindi yukata va bene molto per prendere fresco, cioè anche questa parte del collo aperto. Bene. Grazie, arigato gozaimasu. E poi l'ultima nostra modella. Okay. Cioè sempre quella lunga, quindi dobbiamo regolare la lunghezza con un filo.
Poi questo disegno, ci sono tanti cerchio, ma diverso da cerchio di altra ragazza. Questo cerchio si chiama Enso, cioè En vuol dire cerchio. Cioè Enso è un simbolo di un filosofo, cioè rappresenta filosofia di Zen, di buddismo giapponese. Cerchio non c'è inizio neanche fine, quindi una cosa che continua sempre, come nostra vita. Cioè nostra vita non si deve fermare. Cioè anche questo cerchio rappresenta eternità, sempre inizia, sempre va avanti, non si sa dove ferma. E poi cioè, siccome cerchio non c'è ostacolo, cioè deve andare avanti sempre nostra vita senza fermare, andiamo avanti. Questo era il concetto di filosofia di Enso, di buddismo. E poi ovviamente hanno messo anche questo bellissimo ciliegio. Okay. Per uomini abbastanza semplice anche arracciatura, ma per donne ci sono tante arracciature diverse, cioè anche può creare nuovo, cioè qualcosa di origine direi, cioè solo direi, oppure si può fare anche una cosa, cioè per esempio questa mia arracciatura è un po' tradizionale, invece quello di suo cioè un po' particolare, cioè vedete che sono tutti diversi. Non ha usato niente di come bottone, ma cioè solo con filo. E poi ha usato anche un po' di gomma elastica. Bene. Ecco, grazie. Quale? Ah. Ah, adesso sta facendo quello di base, cioè arracciatura di base, quello a nodo di farfalla. Poi maniche, non so se maniche, questo non è molto lunga, ma quello di kimono più lunga, cioè quello che è più lunga è solo per donne non è sposata. Questo va bene per tutti, anche io posso indossare, anche signora, signorina, tutti possiamo indossare, ma quello di maniche lunga solo per donne non è sposata. Sì, questa è l'arracciatura che anche io ho imparato per la prima volta, cioè solo che io faccio questa arracciatura davanti perché io devo fare da sola e poi dopo quando ho finito io ho girato, ma invece con lei, cioè con maestra si può fare già così, anche molto veloce. Quello che non, parte non serviamo possiamo anche nascondere sotto di cintura. Ecco, molto veloce, fatto. Ok, grazie. Cosa ne pensate? Vi piace il kimono? Abito tradizionale giapponese? Allora, facciamo tutti insieme. Deva. Già, Yuriko, Mamiko-san. Grazie mille. Arigatou gozaimashita. Grazie. Grazie mille. Facciamo anche da dietro, cioè dobbiamo fare vedere anche la nostra arracciatura. Ok. Ecco. E poi noi sempre facciamo questo inchino. Grazie, arrivederci. Grazie mille. Arigatou gozaimashita. ありがとうございます。